Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti in Fototeca Gilardi. Io sono Patrizia Piccini e al mio fianco c'è Elena Piccini. Ecco, in Fototeca sono parecchi anni che siamo investiti proprio dai mutamenti, giusto per entrare e rimanere nel tema dato quest'anno da Archivi Aperti, iniziamo proprio a vedere questo aspetto. Ecco, questi mutamenti che sono avvenuti durante gli anni, paradossalmente quest'ultimo dettato dall'avvento della pandemia, ci è sembrato il meno evidente, il meno traumatico, il meno radicale e che ha determinato meno cambiamenti nel nostro modo di lavorare come archiviste e come conservatrici di immagini. Infatti noi sono anni che non vediamo più di persona i nostri clienti e i nostri clienti, i nostri ricercatori, no? E anche tra di noi, per ragioni logistiche, nella nostra redazione, tranne pochissimi casi come per esempio oggi in cui ci troviamo fianco a fianco, lavoriamo molto in remoto perché la nostra redazione è dislocata in diversi punti, in diverse città, in diverse località. Ecco, un cambiamento però c'è, sì, proprio lo vediamo oggi perché proprio in questa visita all'archivio che negli anni precedenti, per le precedenti edizioni, abbiamo fatto in presenza, accogliendo i visitatori proprio qui in studio nella fototeca, invece quest'anno la facciamo in remoto, è una visita virtuale a distanza. Ecco, in questo nostro percorso partiremo da com'è la fototeca oggi, da com'è oggi, e andremo a ritroso a raccontare i vari passaggi dei cambiamenti che sono intercorsi in tutti questi anni, e andando sempre più indietro fino ad arrivare all'anno della fondazione, quando è stata fondata ad opera di Ando Gilardi. Ecco, in questa narrazione suddivideremo il racconto in moduli della durata di 12 minuti ciascuno. Abbiamo fatto un po' di calcoli sul tempo totale a disposizione e come suddivideremo questi moduli ve lo illustrerà Elena adesso. Eccomi, buongiorno a tutti. Possiamo dire che la Fototeca Gilardi esiste da circa 60 anni e quindi quando ho iniziato a lavorare, a operare, ha iniziato con attrezzature che oggi sono antiche, si può parlare proprio di antiquariato fotografico. Noi in questo ambiente condividiamo con qualcuno di questi reperti che ogni tanto spunta qua e là e con invece la tecnologia che usano tutti, la tecnologia digitale per insomma odierna in pratica. Uno di questi reperti archeologici è questo timer, che è un timer che utilizzavamo anche noi. Io e Patrizia siamo entrati in fototeca negli anni 80. Negli anni 80 esisteva ancora il laboratorio di sviluppo e stampa, e questo è un timer a molla che si utilizzava per cronometrare il tempo di sviluppo dei negativi o delle stampe fotografiche. Ecco, e oggi ci può accompagnare questa presentazione con il suo scandire del tempo. Ecco, la fotografia è anche scandire del tempo e forse oggi ce ne accorgiamo un po' di meno di quanto si faceva in passato. Il timer è partito e andiamo avanti con la nostra visita. Ecco, bene, abbiamo detto che partiamo da come è oggi, quindi adesso condividiamo il nostro schermo e vi facciamo vedere com'è il sito oggi. Eccolo qua. Scusate. Eccoci qua. Allora,
Il sito della fototeca è consultabile liberamente, chiunque va sul nostro indirizzo può accedere e fare delle ricerche e solamente per usufruire di alcuni servizi è necessario registrarsi con i propri dati anagrafici. Il motivo della richiesta è che può essere sia per scopi professionali oppure per interesse privato. Ecco, una piccola nota è che in questo ultimo periodo di lockdown abbiamo avuto un'impennata delle registrazioni, delle richieste di registrazione da parte di utenti privati. Ecco, registrandosi, le persone possono, scaricare le immagini in bassa risoluzione e utilizzare la funzione di Livebox, oppure, stamparsi dei PDF delle schede. Ecco, la fototeca raccoglie immagini molto eterogenee, come si può vedere. E non sono solo fotografie, o meglio, sono tutte riproduzioni fotografiche, però sono riproduzioni fotografiche di altre immagini che non sono solo fotografie. Ecco, questa è una carrellata ulteriore dei generi conservati in fototeca. Si parte con le immagini, queste che sono le immagini dei reportage di Ando Gilardi. Queste sono fotografie prese dalla realtà. Bene, fare queste due grosse distinzioni, appunto, fotografie prese dalla realtà, come queste, fotografie di reportage, oppure riproduzioni di altre immagini. Le riproduzioni di altre immagini possono essere appunto o sculture, opere d'arte, oppure stampe, figurine e comunque immagini di consumo, quelle che noi chiamiamo, si chiamano comunque immagini di consumo, immagini stampate su altri oggetti, appunto come le cartoline, manifesti o le copertine dei dischi, in questo caso, che illustrano, non so, un personaggio, un'epoca, e che veicolano, appunto, durano il tempo di una stagione. Ecco, però comunque illustrano se stesse, oltre al personaggio, illustrano anche un'epoca, e qui è diciamo, la valenza di multipla di un'immagine che un archivista deve saper valorizzare. Un altro fondo particolarmente nutrito è questo della famiglia che poi vedremo come è arrivato in fototeca. Ecco, su questo fondo ci soffermiamo proprio perché pensiamo che in questo periodo le persone abbiano avuto più opportunità di scandagliare un po' il proprio archivio familiare, quindi ci è sembrato opportuno per questo. Ecco, a questo punto possiamo tornare all'home page, magari, Sì. e così vi illustriamo brevemente un po' le funzioni che sono disponibili in archivio. Devo fare una ricerca. No, no, dobbiamo andare a illustrare le funzioni che sono sull'home page. Chi arriva nell'archivio, arriva sulla nostra home page e ha la possibilità di visualizzare i generi maggiormente Ah sì, rappresentati. Elena, andiamo allora là e scusami, dove l'ha vediamo, sotto? sì. Questa è una cosa Andiamo, che sì, andiamo, abbiamo suddiviso nella nostra pagina principale le immagini con delle ricerche preconfezionate, in modo che l'utente ignaro, diciamo, del contenuto della nostra fototeca potesse visualizzare in breve tempo un certo numero di immagini. Magari pilotato anche da noi, nel senso che possiamo mostrare le immagini nelle quali siamo più forniti. Ecco, per esempio, i grandi temi della storia sono stati divisi in secoli e per ogni secolo è stato individuato un tema o più temi. Ecco, per esempio, qui nel Risorgimento possiamo notare che
oltre alle immagini, appunto, ritorniamo su questo concetto, immagini fatte a mano oppure documentazione, fogli volanti, eccetera, cominciano ad esserci anche delle fotografie, in quanto appunto nel periodo storico la fotografia cominciava a muovere i primi passi. Ecco, come vediamo, in pratica in altri periodi, tipo la Rivoluzione Francese, invece vediamo che sono tutte riproduzioni di altri tipi di immagini. Qui si parla carte da gioco, stampe, eccetera, eccetera, fogli volanti, eccetera. Ecco qua. Adesso torniamo di nuovo nell'home page e visualizziamo, andiamo a vedere questa zona dei cataloghi impossibili. Ecco, noi abbiamo, anzi, questa definizione cataloghi impossibili era praticamente un titolo che aveva concepito Gilardi proprio per l'impossibilità di rinchiudere in determinate categorie le nostre immagini, cioè le categorie, le immagini spesso appartengono a più categorie che si interconnettono fra di loro, e quindi l'impossibilità di catalogarle, appunto, era un po' diciamo descritta, descriveva questa situazione. Ecco, adesso per esempio andiamo a vedere un altro Vedute, per esempio, che è un altro genere in cui siamo abbastanza riforniti, che si parte dalle cartoline postali alle incisioni, alle fotografie, eccetera, eccetera. Ecco, naturalmente la cosa più banale da fare in un database è fare la ricerca per parola chiave, quindi noi proviamo a fare emigrazione, cercare questa, oddio, emigrazione. Ecco, e ci ritroviamo in pratica in breve tempo nello svolgimento della ricerca che abbiamo impostato. Ecco, qui appaiono queste foto, queste fotografie, queste immagini, cliccandoci sopra si ingrandiscono e si può si possono vedere i dati correlati alla fotografia, in primo luogo la didascalia, che può essere più o meno nutrita, più o meno lunga, e poi altri dati, l'epoca del soggetto, il continente, le parole chiave, eccetera. Praticamente l'indicizzazione viene fatta sull'intero testo delle didascalie, per cui si cerca sempre di creare un testo che possa contenere il numero maggiore di termini, in modo che sia facile collegare questa immagine e utilizzarla in più modi possibili, nel maggior numero di modi possibili. Non dimentichiamo che appunto la fototeca serve proprio per illustrare i diversi testi. Ecco, quindi più maggiori occasioni di ritrovamento di un'immagine, maggiori occasioni di utilizzo ci sono. Ecco, come vedete, però non tutte le immagini hanno una didascalia così corposa come abbiamo visto prima, quindi anche qui questo è un altro tipo di immagine che però ha meno notizie, e quindi la didascalia è più corta, in poche parole. Ecco, ci sono altre informazioni sul file, utili proprio per l'uso editoriale o espositivi, e quindi qui ci sono le varie dimensioni a diversi livelli, in pixel, dimensioni del file non compresso, JPEG, dimensioni di stampa. Ecco, a questo punto possiamo anche vedere quali sono le funzioni disponibili per chi si registra. Come? Due minuti. Ecco, allora, come abbiamo iniziato, allora qui no, non voglio scaricarlo. Ecco, qui facciamo seleziona le immagini,
selezioniamo un'immagine e vi faccio vedere come si può fare una stampa PDF. Ecco, in pratica la stampa PDF, io scelgo tra un numero di layout disponibili, confermo, mi prepara il file, me lo può salvare dove voglio. A questo punto me l'ha già scaricato e lo posso aprire. Ecco, come vedete, questo tipo di scaricamento dell'immagine dà l'opportunità anche di conservare la didascalia che può servire appunto per scopi redazionali o per a scopo di ricerca, sono notizie correlate all'immagine. Ecco, ma come abbiamo iniziato, come abbiamo accennato prima, uno dei fondi particolarmente consistenti nella fototeca è quello costituito dalle fotografie familiari. Ecco, che ecco, andiamo direttamente qua sul link. E in pratica queste fotografie sono costituite da ritratti singoli o ritratti multipli o fotogruppi di persone anonime per i quali l'uso della fotografia al momento dello scatto era stata la conservazione di un ricordo oppure il ricordo di un particolare momento della propria vita per non perdere la memoria e tramandarlo ai propri figli. Ma adesso spiegheremo come è arrivato questo fondo in fototeca. Ecco, lo spiegheremo. Allora, il fondo è stato incrementato lungo tutti gli anni di attività. Ecco, e lo spiegheremo appunto, nel prossimo 12 minuti. Appunto, questo fondo è stato incrementato in fototeca nei diversi anni. L'inizio è stato proprio la realizzazione, una ricerca, una grossissima ricerca fatta in occasione della realizzazione di una mostra, La famiglia italiana in 100 anni di fotografia, che è stata organizzata dal Centro Informazioni Ferrania e dall'Istituto di Etnologia e Antropologia Culturale dell'Università di Perugia. Per questa mostra Ando Gilardi aveva curato insieme a Marcantonio Muzzifalcone e Tullio Seppilli la raccolta del materiale iconografico attraverso un concorso lanciato dalle pagine della Domenica del Corriere intitolato Un mondo ritorna attraverso una vecchia fotografia. La mostra è stata inaugurata nell'aprile 1968 e sono state ricevute durante questa campagna circa 30.000 fotografie, tantissime, che sono state restituite ai legittimi proprietari dopo averle riprodotte e di questa operazione di riproduzione il CIFE aveva incaricato Ando Gilardi e la sua fototeca. Adesso vi facciamo vedere alcuni reperti, alcune fasi che riproducono fasi della lavorazione di questa mostra e passiamo all'altra postazione della fototeca e Elena ci farà vedere in prima persona. Adesso prendo il mobile. Quando dobbiamo andare su qua o no? Siamo sulla condivisione? Oh, eccoci. Ecco, andiamo. Okay, sulla, sì. Ecco qua. Ecco che ci siamo. Forse. Ecco qui. Ecco, questo è... No, io vedo te. Eccoci, sì. Allora, questo è il catalogo che abbiamo visto prima in immagine di quella mostra. La famiglia italiana in 100 anni di fotografia. Ecco qua, in Fototeca Gilardi conserviamo, oltre alle fotografie, alle riproduzioni delle fotografie, anche c'è una parte libraria in biblioteca che contiene pubblicazioni a cui Gilardi ha dato il suo contributo, vabbè, o i libri scritti appunto da lui, oppure pubblicazioni, cataloghi a cui lui ha partecipato, e uno di questi è appunto questo della famiglia italiana. E subito torniamo oggi appunto perché comunque a questo collegamento con le immagini familiari che sono tornate così, diciamo, in auge o così catturano così la nostra attenzione proprio in questi giorni che siamo, speriamo che non succeda di nuovo, però abbiamo insomma avuto occasione di stare un po' troppo, ecco, tra le mura domestiche. Comunque questo genere di fotografia ha una storia molto molto lunga e
a cui appunto è stato dedicato diverso studio e questo è uno di quelli. Qua in Fototeca, appunto, oltre a ai reperti, diciamo, bibliografici, abbiamo anche questi dei materiali che hanno fatto parte della produzione della mostra. Come abbiamo detto prima, in Fototeca esiste una camera oscura in cui abbiamo lavorato tutte e in questo caso, nel caso della produzione della mostra, si era occupata della stampa delle fotografie esposte. In questa cartelletta abbiamo conservato i pannelli, una traccia di quello che erano i pannelli della mostra, una sorta di piccola miniatura della mostra da poter sfogliare con calma, che serviva evidentemente a chi ha progettato la mostra come storyboard, come traccia. E la griglia che vedete qui invece era quella che seguiva lo schema dei pannelli e che per ogni fotografia scelta esposta indicava i suoi riferimenti per risalire al negativo da stampare, e quindi poi vediamo dopo dove erano messe, dove erano indicate. In questa cartella che conserva memoria della mostra vediamo anche delle stampe che sono rimaste, che evidentemente non sono state scelte o che erano magari non abbastanza di qualità, abbastanza così soddisfacente. Una cosa interessante è questa riproduzione in cui si vede sia l'immagine con questa crepa, questo cenno del tempo, diciamo, che la deturpa, e anche la didascalia con cui era stata inviata, che identifica le persone. E una cosa interessante da vedere è il confronto tra un originale e la sua riproduzione. Ecco, in Fototeca Gilardi, il fondo della famiglia non si vede? Non si vede più. Allora, il fondo della famiglia è entrato in occasione di questo grosso lavoro, ma non si è fermato. La Fototeca si arricchisce sempre di nuovi esemplari, di nuove foto, e abbiamo accumulato appunto nel tempo cioè una collezione, insomma, abbastanza nutrita di diversi esemplari. Ecco, questo per farvi vedere la differenza tra un originale e la sua riproduzione, che non a tutti e non sempre è così chiaro, diciamo. Questo è un esemplare vecchissimo, forse non so se si vede, ci teniamo a farlo vedere, forse è, non so se è un altro tipo, comunque non è... insomma, un reperto, e queste invece sono schede autografe di Andrew Gilardi, che magari vedremo dopo questo tipo di scheda dove sono conservate. Adesso forse torniamo al monitor a vedere. Queste sono, diciamo, il percorso di ritrovamento che faceva riferimento a quella mostra. Adesso qua torniamo in condivisione video andiamo sulle nostre famiglie, sulle nostre immagini di famiglia. Sì, che sono quelle che sono già state inserite nel circolo. Esatto, sono quelle che da negativo sono state digitalizzate e pubblicate online. Questi sono gruppi di lavoro. Sono interessanti, cioè ogni foto ha una sua, come si dice, particolarità. Sì, certo, i curatori della mostra hanno adottato una classificazione con un taglio sociologico e attraverso la quale volevano trasmettere le maggiori tematiche che sono state seguite proprio nella realizzazione e raccolta delle fotografie conservate nelle case degli italiani. E quindi una grande categoria appunto era il lavoro, poi, aspetta che qui si è, ecco, qui siamo sulla categoria matrimonio, che è un'altra categoria. Devi andare su. Sì, ecco. Vado a prendere.
Ecco, poi possiamo vedere qui i ritratti singoli maschili che sono stati, diciamo, realizzati per varie ragioni. E qui da questo, a secondo del periodo dell'immagine, si possono notare la differenza dell'abbigliamento, quindi ci è capitato che facessero anche delle ricerche proprio sul capo d'abbigliamento ben preciso, l'accessorio. E poi possiamo vedere una categoria interessante, ecco, anche sulle pettinature, ecco, come questo, che è molto particolare, la barba, eccetera, no? Ecco. Guardiamo altre categorie. Ecco, guardiamo altre categorie. Un'altra categoria interessante è quella della guerra. Sì, ecco, anche questo, in pratica questo tipo di immagini venivano eseguite, sia potevano esserci dei fotografi professionisti, ma era molto raro, in genere era il soldato stesso che aveva un apparecchio, e nella prima guerra mondiale era il primo periodo in cui, diciamo così, questo era possibile, e i soldati mandavano delle fotografie a casa, sia sulle retrovie, sia anche piccoli frammenti di realtà presi dal fronte, proprio alle famiglie per rassicurarli sul loro stato di salute. Ecco, qui ci sono anche dei messaggi, quindi questa è un po' la testimonianza che erano proprio messaggi un po' figurati, un po' scritti proprio alle famiglie. Un'altra ragione per cui venivano fatte queste fotografie di tema bellico, diciamo, era invece prima di partire, appunto, in pratica il soldato voleva portare un ricordo della propria famiglia con sé per confortarsi nei momenti difficili, nei momenti di solitudine, eccetera. E quindi prima di partire si andavano dal fotografo, si facevano fare il ritratto, e qui abbiamo degli esempi. Qui invece è un esempio di ripresa nel tempo libero, e ecco qui. Queste fotografie venivano portate spesso su di sé, cioè venivano piegate e messe in tasca molto banalmente. Adesso vediamo un attimino degli esempi dove vediamo. Ecco degli esempi di restauro digitale dove possiamo vedere come diciamo erano spesso ridotte queste immagini che arrivavano appunto alla riproduzione, e come adesso con le nuove tecnologie digitali è possibile restaurare l'immagine, non la fotografia nella sua materialità, ma semplicemente l'immagine. Ricordo sempre che noi forniamo le immagini per usi illustrativi, quindi spesso questi segni del tempo disturbano la visione del soggetto che invece interessa per rappresentare un certo concetto. Addirittura qui c'erano dei grafi proprio sul volto del personaggio, quindi chiaramente era molto disturbante. Ecco, per rimanere su questo tema, diciamo, del restauro digitale, si può vedere che anche per esempio nelle immagini di cartoline o di altro genere si possono togliere degli elementi disturbanti che possono disturbare appunto il concetto espresso dall'immagine in se stessa. Ecco, un altro tipo di restauro digitale può essere fatto sulle immagini che hanno in sé degli elementi appunto che possono disturbare la visione. In questo caso viene tolto il passepartout e gli altri elementi di scrittura calligrafici che sono in giro, e addirittura viene colorata anche l'immagine, sempre in digitale, e che questo è un altro elemento che magari può determinare la scelta di un'immagine piuttosto che un'altra, che sia colori o in bianco e nero, e vengono colorate comunque rispettando il gusto dell'epoca in cui è stata fatta la fotografia. La colorazione manuale comunque era una pratica che era diffusa anche in quel periodo, e quindi ci sono degli esempi appunto
da prendere a, a esempio. Ecco, a questo punto possiamo forse vedere un po'. Siamo arrivati. Ah, ecco, scusate. Non so se è stata una buona idea, però sentite la voce del nostro strumento, sì, diabolico, ecco, che ci ricorda anche un po' il trascorrere del tempo, che forse che è un elemento, come dicevamo prima, molto determinante in ambito fotografico, di cui forse abbiamo un po' perso memoria. Ecco, ma ora è venuto il momento di approfondire com'è organizzato l'archivio analogico, da cui discende l'archivio digitale. L'archivio digitale si incrementa attualmente in due modi. Il primo, acquisendo con riprese digitali nuove, cioè scansioni, acquisendo nuovi documenti e scansioni oppure riprese digitali dirette. Il secondo, digitalizzando le riprese analogiche già fatte. Adesso ritorniamo sulla seconda postazione mobile a vedere come sono organizzate le riprese già fatte. Ecco. Eccoci, vediamo se... Aspetta, qua mi metto la finestra perché sennò non vedo... Come ci si vede... Ecco. Oh, aspetta un attimo, abbiamo perso la connessione. Aspetta un attimo. Fototeca Gelardi 1. Scusate un momentino. Ci sei? Aspetta. Intanto io riparto. Eccoci qua. Riparto da adesso. Eccoci. Ci siamo qua. Allora, volevamo farvi vedere in realtà dove sono state conservate le schede dell'archivio. Gilardi ha iniziato, fondato la sua fototeca alla fine degli anni 50 e veniva da una redazione di un giornale, faceva fotografo, fotogiornalista, ma aveva ben presente le esigenze di produzione di un giornale e quindi sapeva che per cercare trovare una foto da inserire in un articolo c'era bisogno, insomma, di un tempo limitato e tutto doveva essere ben organizzato, quindi ha progettato questi mobili, questi armadi che contengono queste cassette. Le cassette contengono a loro volta delle schede cartacee dove è presente, è stato incollato un provino di un negativo stampato a contatto. Le fotografie appunto riprodotte, come abbiamo visto prima, quelle della famiglia, venivano appunto riprodotte su pellicola fotografica, la pellicola fotografica veniva stampata su provino, il provino incollato sulla schedina. Ecco, questa schedina cartacea era appunto compilata a mano, adesso abbiamo visto già quelle forse scritte a computer, comunque la schedina conteneva queste informazioni, una breve didascalia su quanto raffigurato, un codice che rimandava al numero del negativo e un codice che rimanda al fotogramma. Quindi questo archivio contiene tutte queste schede organizzate per luogo, per in questo caso Italia, e per anno, dall'anno 0 fino al 1965 circa. Così. E le schede, i temi presenti, appunto, sono eventi che hanno fatto la storia o personaggi, e anche schede tematiche, cioè per soggetto. Ad esempio, in queste tre cassette si trovano delle immagini che riguardano la storia della fotografia e che sono quelle che Gilardi ha riprodotto durante le ricerche, i suoi studi, durante i quali cioè serviti per stendere il saggio Storia sociale della fotografia. Ha riprodotto tantissime pagine di manuali, di vecchie attrezzature, di esempi proprio di stili fotografici, proprio per documentare
i suoi studi. E vabbè, una notizia abbastanza importante di questi giorni è che è stata presentata la settimana scorsa alla Fiera di Francoforte la prima edizione tradotta in lingua straniera, in spagnolo, appunto, del saggio Storia sociale della fotografia per un editore spagnolo, messicano, la lingua è spagnolo, ma l'editore messicano è un editore che si chiama Edizione del Lirio ed è di Città del Messico, vabbè, poi magari ci torneremo sopra più avanti. Comunque, appunto, l'archivio è organizzato così per luoghi, anno e temi, storia della fotografia, e i temi presenti sono le guerre mondiali, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Un'altra particolarità, una cosa abbastanza importante per questo archivio, sempre legato alla ricerca veloce, sono queste cassette che contengono uno spoglio di temi. Per fare una ricerca ancora più veloce, se uno non conosce, vuole cercare un personaggio ma non conosce né la nazionalità né nell'anno in cui può essere vissuto, allora si usa questo archivio che in ordine alfabetico offre appunto una ricerca veloce. Sulle schedine sono indicate il nome, ovviamente, che uno lo ricerca, e il posto dove è archiviata la schedina del provino, cioè Italia e l'anno 1950 in quest'anno, e se uno non ha neanche tempo di andare a trovarsi la schedina, c'è già qua l'indicazione del negativo e fotogramma. Ecco, vediamo allora come sono conservati i negativi. I negativi sono qua, lo spazio è piccolissimo e anche noi facciamo fatica a muoverci, ma siamo abituati a fare slalom. Queste sono cassette in legno, sempre per tornare al fatto che viviamo un po' così in bilico tra il passato e il futuro. Questo, ecco, qua siamo proprio decisamente nel passato. E queste cassette di legno ospitano i negativi in striscia, sono tutte le bustine contrassegnate da un codice, che è quello che abbiamo visto segnato nell'angolino in alto a destra, e il numero del fotogramma si può risalire nella stampigliatura della pellicola. Ecco, conseguentemente alla parte in bianco e nero possiamo dire che ecco, ti sei persa? No, era perso un attimo, adesso non sei. Ecco, in pratica, fino alla fine degli anni 60, Gilardi ha lavorato con la pellicola in bianco e nero, però la fototeca seguiva i tempi di produzione editoriale. Era negli anni 70 hanno incominciato l'esigenza editoriale chiedeva il colore, e quindi con tutto questo lavoro di riproduzione, di acquisizione immagine, è proseguito in pellicola colori, e non in negativo ma in diapositiva, e quindi questi mobili contengono non più schedine con su incollato un provino a cui bisogna andare a negativo, ma direttamente la scheda originale conteneva direttamente la foto originale, cioè la diapositiva a colori. Si vede? Accendo una luce. No, si vede. Sì. Ecco. Il formato utilizzato era questo 24-36 o anche il formato superiore. Oddio, scusate, perché queste sono schede grosse, ma ecco, così, o 6x6 come queste, non so, queste qui sono schede ancora scritte a mano. Oppure queste qua, vabbè, che sono lastrine direttamente, più 9x12, o queste qua, 6x9. Aspetta un attimo, si ferma lì, perché è andata via. È andata via la connessione. Adesso è ritornata. Adesso. E comunque... possiamo dire, aspetta, facciamo così, ci aiutiamo, che non so più, forse Sauro cosa fare.
Però qua con quella, vedi, possiamo usare quella telecamera lì anche sì. Unica. Non tiraci via. Scusate, sono le cose tecniche. In pratica questi mobili contengono tutte schede alfabetiche, insomma di queste schede che abbiamo visto. Questo è un pochino per far vedere come si dice, la dimensione dei numeri, delle immagini così conservate. Ecco, queste sono tutte voci alfabetiche e poi esistono in un'altra stanza altri mobili così con i temi, i soggetti, cioè cassette che ospitano argomenti, non più in ordine alfabetico, ma tematiche, non lo so, cartoline, etichette o anche le guerre. Ecco. Un'altra cosa che dobbiamo far vedere è questo armadio qua, sì, alle spalle, che è questo qui. Lì tu puoi vedere forse meglio. Sì, sì. Ecco, questo è il fondo Ando Gilardi Reporter e qui è conservato molto più, insomma, più degno che le cassette di legno, come abbiamo visto. È conservato appunto fondando Gilardi Reporter. Queste sono le scatole che contenevano le pellicole. Vediamo, ne apriamo una per far vedere, si vede? Sì, sono sì. Le pellicole arrotolate. E questo lavoro di conservazione è stato fatto da ABF, dalla Daniela Giordi, con il suo atelier per i beni fotografici, che ci ha ricondizionato e risistemato questo prezioso fondo in questo modo. Lì sono le scatoline originali, queste sono le scatole che contengono ognuno il suo provino e il suo negativo. Scusate, qua mi incarto. E queste invece sono le scatole che contengono le foto del formato superiore, perché Gilardi ha continuato a lavorare sia in piccolo formato che in formato superiore, durante appunto i suoi reportage in giro per l'Italia, per i suoi reportage sindacali o al fianco delle equipe di antropologia con Ernesto De Martino, Tullio Seppilli e Diego Carpitella. Ecco, questo periodo è ben raccontato dalla voce di Gilardi in questo DVD che abbiamo pubblicato a supporto della mostra, di una delle mostre che è stata prodotta con questo materiale. Questa video intervista che è appunto curata da Giuliano Grasso fa parte di una di quelle edizioni che curiamo come fototeca in supporto dei beni conservati. Appunto, le mostre che sono state fatte con questo fondo sono, come dicevo prima, forse con la curatela di Daniela Giordi, Ando Gilardi Reporter l'anno scorso alla GAM di Torino, poi è stata fatta nel 2009 a Treviso con la curatela di Fabrizio Urettini, Olive Bulloni, che è stata poi replicata nel 2012 all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nell'anno della scomparsa di Gilardi, appunto in sua memoria. Un'altra mostra che è stata prodotta è Facce da Miracolo, che affiancava all'esposizione delle foto di reportage proprio le pagine della rivista Lavoro a cui le fotografie dei reportage erano destinate. E, eccoci. Ancora. Siamo in tempo. Eccoci, giriamo. Giriamo la telecamera. Adesso abbiamo una telecamera unica. E a questo punto siamo arrivati al momento in cui racconteremo come Ando Gilardi ha fondato la fototeca. Adesso allora, possiamo dobbiamo condividere lo schermo di nuovo. Sì, condividiamo lo schermo di nuovo. Ecco, riavviamo magari il timer. Ah, sì, il timer. Riavviamo. Ecco, Gilardi
è venuto in contatto con il mezzo fotografico appena finita la guerra. E ora vedremo un attimo, a supporto di questo piccolo racconto, delle immagini presenti, già presenti nel nostro archivio. Ecco, come dicevo, appena finita la guerra a Genova, Gilardi è successo che è stato reclutato da una commissione interalleata che si occupava di raccogliere documentazione per i processi ai crimini nazifascisti di guerra ed è stato incaricato di riprodurre le fotografie che documentavano i crimini nazisti, cioè che cosa era successo all'interno dei lager, le fasi della deportazione e altri episodi di violenza e la loro organizzazione. E quindi ha conosciuto così sul campo il valore documentario dell'immagine fotografica e che la fotografia aveva in qualche modo il potere di autenticare il reale. Ecco, quando parlava di quegli anni, lui raccontava che aveva visto meglio la guerra in fotografia piuttosto che avendola vissuta in prima persona, e lui l'aveva vissuta molto intensamente, aveva partecipato alla guerra come partigiano comunista, era stato fatto prigioniero, internato a Mauthausen e poi riuscito ad uscire e a proseguire nuovamente in montagna. Ecco, quindi è stato lì che appunto ha scoperto, diciamo, l'importanza della fotografia. Bene, conclusa l'esperienza nel team di raccolta di documentazioni, Gilardi è stato fotogiornalista. Lui era militante del Partito Comunista e quindi ha cominciato a lavorare per l'Unità e poi è stato incaricato trasferirsi nella rivista Lavoro, che era la rivista del sindacato della CGIL, che questa rivista era stata fondata da Giuseppe Di Vittorio. Ecco, in questo incarico, la rivista aveva sede a Roma, Gilardi quindi si è trasferito là per assolvere questo incarico. Ecco, per 10 anni, dal 1950 al 1962, Gilardi ha viaggiato per l'Italia ed era incaricato di documentare la vita dei lavoratori, dei braccianti, degli operai, sia nei loro luoghi di lavoro che nella loro vita quotidiana, quindi nelle loro case, nei momenti di lotta, eccetera, eccetera. Ma anche qui nel 1962 il settimanale chiude e Gilardi torna negli anni successivi alla fotografia di riproduzione. In che modo? Lavorando come fotografo editoriale, e quindi ricercando e riproducendo stampe, opere, dipinti, fotografie ottocentesche o anche di periodi successivi presso collezioni private, presso musei, per procurare l'apparato iconografico delle grandi enciclopedie illustrate che cominciavano ad apparire negli anni 60 e negli anni 70. Ecco, a proposito di questo cambiamento, di questo periodo, abbiamo da mostrarvi un breve clip dove molto semplicemente Gilardi racconta di come è nata la fototeca. E questo brano è tratto dai contenuti speciali del DVD Officina Fototeca, che è una lunga videointervista a cura di Giuliano Grasso, della quale magari vi spiegheremo più avanti. Adesso ascoltiamo da viva voce di Gilardi su questo clip che forse verrà avviato, appunto a questa fase della vita della fototeca. Ecco, a questo punto, Sauro, eccolo là. Ho cominciato a pensare alla fototeca quando, anche per arrotondare, lei era stata licenziata. Il giornale era andato, aveva chiuso. Erano licenziati, lei è licenziato. A questo punto ho scoperto gli interessi delle vecchie fotografie. A Roma c'erano dei depositi completamente sconosciuti di vecchie fotografie. Uno era una miniera sterminata con centinaia di migliaia di fotografie. Io non ne prendevo, un po' per onestà, ma soprattutto perché a me interessava la riproduzione. Quando avevo il negativo avevo capito
Roma è come deposito, come magazzino dei documenti di ogni tipo del passato, è incredibile, compresi i vecchi archivi fotografici, scopersi un enorme valore, interesse soprattutto, ma un enorme valore della riproduzione delle vecchie fotografie. Insomma, io giravo per questi posti qui, perché poi allora fare una riproduzione non era facile come adesso, da portare le luci, le lampade, il cavalletto, bla bla. E abbiamo fondato così la fototeca quando abbiamo visto che si potevano vendere. E questo ci ha aiutato moltissimo. E quando abbiamo poi istituzionalizzato la fototeca storica italiana, archivio fotografico, in alcune cose, quel lungo nome lì, che l'avevo inventato proprio per fermare con dei diritti di priorità questi nomi. Adesso poi sono più. Ma allora di agenzie storiche, fotografiche, proprio storiche, non esistevano in Italia. E la cosa ha funzionato, direi, piuttosto bene. Dove abitavamo? C'era una bella a casa, stanza. Avevamo anche. Abbiamo cominciato a raccogliere vecchie fotografie, a riprodurle e a fare l'archivio, ma non è che avevamo casa e ufficio. Avevo costruito una cassetta di legno, me l'avevo fatta fare da un falegname bravo così, che era un vero e proprio laboratorio portatile. Nella cassetta c'era tutto. Le riproduzioni le facevo con una Mino, a colori sul formato 6x9, il caricatore dietro. In questa cassetta si tirava avanti, era una specie di banco ottico, mettevo una Mino, si poteva abbassare. Pesava una ventina di chili. Ma bruciò quella cassetta lì che non usavo più, tra l'altro, che però ci aveva dato da mangiare per anni, ci aveva dato quella cassetta. E per me è stato un dolore immenso, perché l'avevo inventata. C'era un sacco di accorgimenti, c'era un intero laboratorio che potevo trasportare. Sì, perché si apriva, se metteva una cosa che faceva. Si infilava che faceva poi da, come si dice, a sfondo, mettevamo una pezza nera o la lisa. E lui andava in giro con questa cassettona che non ce la faceva. E tutti i posti dove dovevo lavorare, per triste destino, erano all'ultimo piano, cane così. Un conte la fototeca che invece raccoglieva e archiviava anche nelle riproduzioni delle opere d'arte, dei quadri, delle monete, dei francobolli, delle farfalle. Vuol dire davvero fotografare, se non tutto lo scibile umano, quasi tutto. Ma tutto questo allora era una novità assoluta. Poi io allora, mi ricordo, avevamo la Cristina che veniva a casa fare le schede. E ci saranno ancora delle schede scritte a mano. Di quelle schedine bianche. Una calligrafia scritta. Abbiamo fatto fare da un falegname l'armadio, gli armadi dove stavano le cassette quadrate del formato delle schede, e la fototeca è nata così. Fino a quando, in seguito, sempre a incontri casuali, fortunati, sono venuto a Milano a lavorare semi gratis per un grande amico, Lanfranco Colombo. E Lanfranco Colombo è venuto a trovarmi, aveva appena fondato Popular Photography. Vieni a Milano, ti affitto io un appartamento, vieni a lavorare con me, apriamo un laboratorio insieme. Io ho accettato, sono venuto anche per cambiare, sono venuto a Milano. Io ho avuto la fortuna anche di avere due o tre incontri importanti, utilissimi. Però ho conosciuto ad esempio un grafico, Ilibrandi, che era un grande grafico.
Kera, che è un grande, bravissimo, eccetera. Quindi Brand era stato in parte il grafico di Popolare Fotografo perché non gli piaceva, però fu il grafico fino alla fine di Fototeca, che mi piaceva da matti farla, e da lui ho imparato, ho fatto dei salti mentali di cultura fotografica. Mi ricordo che una volta era venuto da me per cercare delle fotografie, delle diapositive, lì nel laboratorio, e che c'era il banco trasparente. E io avevo messo tutte le cose che avevo fatto per lui su un soggetto che mi aveva, e mi aveva messo lì sopra. Quindi guardavo, sì, ma però poi è caduto l'occhio del cestino, dove avevo tagliato le code dei primi scatti che avevano preso un lucido. L'ha tirato fuori, l'ha guardato bene, vabbè, scelgo questo, lo scarto, che aveva preso un lucido, una cosa. Allora ho capito, avevo già capito tante cose, un sacco di cose. Eccoci, eccoci qua. Benissimo. Siamo ai saluti. Sauro, cosa dici? O abbiamo 2 minuti ancora per dire? 2 minuti va benissimo. No, io volevo soltanto dire che forse prima non abbiamo detto che sta uscendo questo volume su Vie Nuove. Ah, sì, parte certo. Del lavoro della fototeca, come avevamo detto, era anche lavoro di raccolta della documentazione, oltre che delle fotografie. E in questi giorni sta uscendo questo volume in cui abbiamo raccolto la rubrica che Ando Gilardi teneva su Vie Nuove dal 1964 è uscita fino al 1978. Ecco, il primo volume che è uscito in questi giorni, cioè tra 15-20 giorni, perché è ancora in tipografia, contiene le rubriche dal 1964 al 1970. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché poi andrà a ruba, ecco. Sarà disponibile tra poco comunque. Non so, se qualcuno vuole fare qualche domanda o aggiungere qualcosa, adesso abbiamo concluso, diciamo, ecco, sì, con questa ultima notizia, con questo ultimo annuncio, e appunto Gilardi è stato, oltre a un fotografo, anche come dicevamo prima, un saggista, si è occupato moltissimo di fotografia e di cultura fotografica, e questo è appunto uno dei primi passi che ha fatto, questa collaborazione molto continuativa con appunto la rubrica su Vie Nuove. Ecco, con questo non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, noi penso che siamo nei tempi e quindi passerei al saluto e grazie di averci seguito, per sì, quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere con noi. 27.